Buongiorno amici e amiche della Pallanuoto e buona domenica. Torna il punto della calottina sul campionato di A1 dopo la lunga pausa dovuta agli europei di Belgrado, nella quale oggi si decide, al termine del girone d'andata, la Final Four di Coppa Italia. Ma andiamo insieme a leggere i risultati e la classifica dell'A1 dopo il tredicesimo turno. Acquachiara, Rarinante-Sori 12-6, Roma-Visnova-Bogliasco 8-8. Savona Posillipo 11-10, Ortigia Canottieri Napoli 11-11, Brescia Prorecco disputata venerdì 6-8, Pallanuoto Trieste Lazio Nuoto 12-5 e Rariantes Florenzia BPM Sport Management 10-23. La classifica vede essenzialmente la Prorecco in testa come campione d'inverno a 36 punti alla pari del Brescia, ovviamente Prorecco con una partita in meno da disputare contro la Roma Visnova. E la Canottieri Napoli che riaggancia il quarto posto ai danni del Posillipo, qualificandosi di fatto alla Final Four di Coppa Italia di metà marzo. Risalgono lentamente Acquachiara e Savona, con anche Trieste che si sgancia dalla Roma Visnova. Per quanto riguarda la coda della classifica, la situazione rimane piuttosto invariata. Ed ora, come di consueto, i commenti dei match disputati ieri pomeriggio. La BPM non sente ragione a Firenze col lungo stop che pare aver risvegliato alla grande i muscoli del gruppo guidato da Baldinetti. Alla Nannini, davanti a circa 400 persone, un match da autentico tiro al bersaglio, dove quasi ogni azione è stata portata a termine con un gol. Florenzia, che già non poteva chiedere nulla a se stessa, sin dalla prima metà di gara sotto di 11-4. Mattatore di giornata Antonio Petkovic con 5 reti in un match che sinora ha registrato più reti in assoluto in vasca, ben 33. E strano ma vero, non è la Prorecco a registrare questo record, e questo è sì che è un evento in questa 1. Fallito il bis alla corsa al podio in Coppa Italia, l'obiettivo di oggi dell'Acquachiara è accorciare la classifica, aspettando buone notizie da Siracusa e da Savona, nella quale le cugine partenopee sono impegnate in due trasferte piuttosto pesanti. A sfidare i ragazzi di De Crescenzo, il Sori, che obiettivamente parlando può solo limitare i danni, visto l'ampio divario tecnico presente tra le due società. L'inizio è davvero difficile per i biancazzurri, che chiudono in parità la prima frazione alimentando i sogni dei soresi, seguiti da un piccolo capannello della nuova guardia alla piscina Felice Scandone di Fuorigrotta. Il sostegno dei seguaci granata non basta a mantenere il labile equilibrio, che si spegne sotto un secco 7-0, dopo il quale all'Acquachiara non resta che controllare la distanza sino al 12-6 finale. La scalata per i ragazzi di De Crescenzo continua e la corsa alla Final Six direi che da quest'oggi è appena cominciata. Il bel caos e il calore della Bianchi di Trieste ci mancava. I sostenitori triestini riprendono da dove ci eravamo lasciati, col solito spettacolo sugli spalti, ben bilanciato con quello offerto dai loro beniamini in vasca. Ospiti degli alabardi, la Lazio di Formiconi, in un clima veramente davvero infernale. La lunga pausa pese come sulle braccia di ambo le squadre, ma l'ottavo uomo di quest'oggi, ovvero il pubblico della Bianchi, pesa alla lunga. Due gli strappi fondamentali dei triestini, con il 2-0 inizio secondo quarto e il 3-0 alla fine della frazione seguente, che taglia definitivamente le gambe ai capitolini, con la collaborazione di Petronio, ma in particolare di un Rocchi davvero ispirato, per la gioia del babbo Gianni, che saluto. Il resto, diciamo, è cronaca, con gli ospiti che tirano i remi in barca, lasciando l'avversaria in grado di arrotondare la vittoria per 12-5, volando sempre più lontana dalla zona calda della classifica. E pensare che a inizio stagione c'era chi dubitava di questa nuova realtà. Tenetela d'occhio adesso. Fallito
Fuori Italico in Roma, che torna a vivere la grande pallanuoto italiana con l'incontro tra Roma Visnova e Rarinantes Boiasco. Un match davvero complicato, con alti e bassi continui da una parte e dall'altra, dove però le buone idee non mancano di certo, con gli sbadigli che tendono essenzialmente a zero. Nella seconda frazione, meglio il Boiasco, più propositivo e cattivo, con un 2-0 in chiusura di quarto che permette loro di chiudere la metà gara avanti appunto di due lunghezze. Alla ripresa dei giochi, il Boiasco amministra in scioltezza, seppure un po' troppo, in una situazione che sembra pronta a vacillare da un momento all'altro. Lo shock per i boiaschini è negli ultimi 8 minuti, con la Visnova che rimonta in 2 minuti l'avversaria con Gomez e Innocenzi, per poi metterla in difficoltà a 100 secondi dal termine, ancora con Innocenzi per il nuovo vantaggio capitolino. Tocca al solito De Trein a salvare Baracca e Burattini per un pari giusto, seppure conquistato a fatica da ambo le parti. Non cambia nulla per i Liguri in classifica, che consolidano l'ottavo posto, lasciando la Visnova ancora nel limbo della zona play-out, con ancora il match contro la Prorecco da recuperare a marzo. Il duello a distanza tra le due partenopee, canottieri Napoli e Posillipo, vede come uno degli scenari la bella Siracusa, che prima del match premia giustamente e anche meritatamente il suo bomber Steven Camilleri, dopo le belle prestazioni con la nazionale maltese a Belgrado, strappando i giusti applausi dagli spalti. Gli uomini di Zizza hanno il mirino puntato al quarto posto e alla Final Four di Coppa Italia, ma l'Ortigia certamente oggi non può essere scesa oggi in vasca per permettere una facile passeggiata di salute agli ospiti. Un autentico duello senza sosta è quello in vasca, con i padroni di casa davvero motivati a iniziare bene il 2016 davanti al loro pubblico. Vantaggio minimo dei siracusani che viene conservato per metà gara e annullato nella seconda frazione grazie all'ottimo lavoro del solito Burgulian, autentico trascinatore dei giallorossi. Quando ormai il pari sembrava essere il risultato più giusto, ecco uscire fuori l'orgoglio dei ragazzi di Leone con le reti di Trincali a Bela in avvio e a metà dell'ultima frazione di gioco. Burgulian immediatamente accorcia dopo la rete di Abela, lasciando poi a campopiano l'onere e l'onore di strappare il pari a fil di sirena, che vale un felice ritorno tra le prime quattro al giro di boa, nonché l'accesso alla Final Four di Coppa Italia dopo tanti anni di assenza, seppure con il durissimo match da disputare contro la Prorecco alla prima semifinale. Una vera festa dei folli alla Zanelli per un match dalle tinte chiaroscure con protagonisti dentro e fuori la vasca. Posillipo chiamato a conservare la posizione per la Final Four di Coppa con la testa in parte a Siracusa nell'attesa di buone notizie sul match della Canottieri. Partita davvero tosta col clima che va man mano accendendosi ad ogni minuto che passa con i ragazzi di Angelini particolarmente stimolati dalla sfida odierna. Il dramma rosso-verde si consuma al secondo quarto dopo una prima frazione in sostanziale equilibrio, con un doppio 3-0 che sa già di archiviazione totale del match. Alla ripresa, dopo l'intervallo, gli animi si surriscaldano alla chiamata del rigore alla chiamata di un tiro dei 5 metri, appunto un rigore per il Posillipo, con Gallo che stuzzica un po' tutti all'esecuzione dei 5 metri, chiamando di fatto l'espulsione di Colombo che ci casca commettendo interferenza, dichiarando di fatto la fine della partita in senso stretto, avviando invece una lotta senza quartiere dettata più dalla rabbia agonistica che da altro. La grande bruttezza vede tocchi proibiti ad ogni pala, provocazioni di ogni genere, parole che volano da ogni direzione, cestinando quella che sinora era una gara davvero niente male sotto l'aspetto qualitativo e tecnico. L'espulsione di Gallo per proteste in parte migliora il clima in vasca, animando i compagni per il potenziale miracolo finale nell'ultima frazione. La lenta rimonta, combinata con un 4-0 grazie ad un Savona poco gestore del vantaggio acquisito, riapre tutto a 2 minuti dal termine. Ma nel caos generale, Posillipo esce battuto più che giustamente e privato della quarta piazza a discapito appunto della Canottieri Napoli. Posillipo
Per Savona è una vittoria che accorcia di fatto la classifica nella zona mediana, ravvivando la lotta alla Final Six per lo scudetto di maggio, che di fatto è cominciata oggi. Top scorer di giornata, Milakovic con 4 reti in particolare e una con una sassata micidiale dai 5 metri che vi consiglio di andarvi a riguardare. E con questo io direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima edizione del Punto della Calottina. Vi rinnovo l'augurio di buona domenica, un saluto e un abbraccio da parte della Calottina Parlante.